La qualità dei video che tu trovi qua su questo canale è ineguagliabile, lo sai. Per questo siamo così, tra virgolette, famosi. Per questo tutti i corsi sono sold out. Per questo il nostro primo videocorso da Lombrico a Baby Play Lover ha distrutto tutti i record di vendite, dato che è un prodotto high ticket, in Italia, in Europa e nel mondo. Un ragazzo a Jesolo, altro evento record in Europa, il corso weekend più numeroso di sempre, mi disse: Steve, voi mi piacete così tanto e dentro il loop, tipo Interstellar con i vostri video, perché poi li metto in pratica e le cose funzionano subito. Sì, funzionano subito. Per questo ci pagate, no? Per questo tutti i corsi sono pieni. Questi qua che sono gratis, potrebbero tranquillamente essere a pagamento. E ne abbiamo un altro oggi, ghiotto! Apparire diverso agli occhi di una ragazza. Abbiamo studenti che effettivamente sono trattati dalle ragazze come ragazze, cioè uomini che si pongono per una volta sul piedistallo e vengono inseguiti da ragazze che farebbero qualsiasi cosa per vederli. Apparire diverso, questo fa impazzire una donna, la fa sbarellare, la fa apparire anche assillante a volte. Non funzioni con le ragazze, non come vorresti, perché tu non sei diverso, tu credi di essere diverso ma non lo sei, sei esattamente come tutti gli altri. Alcuni consigli per apparire diverso agli occhi di una ragazza: 1. Farla investire nella comunicazione. Primo punto: gli altri si accontentano. Tu non puoi accontentarti, devi imparare a far investire la ragazza nella conversazione, dal vivo e in chat. Nel videocorso dall'Ombrico Baby Play Lover, che spero tu ti sia accaparrato quando era in promozione, c'erano anche i bonus, spieghiamo tutto nel dettaglio. Comunque ecco alcune regolette e consigli. Falle indovinare qualcosa relativo alla tua persona, magari indovinando prima qualcosa tu sulla sua. Crea etichette e paragoni con altre che odi, che sono quindi ragazze prive di personalità e monosillabiche. Lei farà qualcosa per allontanarsi da questa etichetta. Fai domande con un impacchettamento diverso che creino emozioni. Quindi il parlami di te deve per forza di cose diventare un per ora sono curioso, ma non voglio sapere troppo. Quindi facciamo così, dimmi un tuo pregio e un tuo difetto. Il difetto dimmelo pesante, cioè quella cosa che ti farà odiare da me. È diverso, impacchettamento, ironia, curiosità, valore su di lei e valore su di te. 2. Rompi le scatole. Detta così sembra strana. Una ragazza si impone, una ragazza fa la suocera talvolta. Sì, una suocera con i bigodini. Nei primi 30 messaggi in chat, i primi 5-10 minuti dal vivo, quando conosci una ragazza, si capisce l'andazzo. Nei primi 30 messaggi una ragazza in genere prende il controllo, oppure eventualmente lo cede al ragazzo, oppure se lei ha un carattere forte ci sarà un primo piccolo scontro. Tu devi imparare a non farti andare bene le cose. Nei primi 30 messaggi sono sicuro che troverai almeno 3 cose che ti fanno storcere il naso nella ragazza in questione. Magari si limita a darti risposte corte, magari risponde dopo anni, magari ha un atteggiamento eccessivamente altezzoso. Dillo con sarcasmo, con ironia, ma anche con decisione. La ragazza è eccessivamente altezzosa? Tu dici una roba tipo: Sabrina, mi sembra interessante, ma devi toglierti quel bastone che hai nel sedere. Io non sto facendo lo stronzo nelle risposte e non ti sto dando risposte del cazzo. Se vuoi inizio anche io, ma mi va semplicemente di conversare in maniera soft. Non serve fare la guerra, per ora. Se ti fai andare bene tutto, sei come gli altri.